Fulvio Hervas, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per essere qui presente nel posto delle parole per raccontare l'ultimo libro intitolato con una punta veramente di bella fantasia, nonnitudine, ecco. Ed è una parola importante, che non è solamente il titolo di un libro con una copertina con una grafica molto bella, no? Nonnitudine è uno stato d'essere, è uno stato d'animo, nonnitudine è qualche cosa di più di del semplice essere nonno. È proprio così, e avevo bisogno, naturalmente perché sono diventato nonno da 2 anni, quindi un'esperienza insomma per me fortissima che non pensavo, avevo bisogno di una coordinata emotiva, perché non basta longitudine e latitudine, a una certa età insomma c'è bisogno anche di dire ma dove sei arrivato, con chi sei arrivato, chi ti circonda, e poi è arrivato questo nipotino e la nonnitudine è questa benigna malattia bellissima, a tratti sconvolgente, e quindi io insomma ho cercato di raccontare questa anima piena in questo periodo della mia vita. Il bimbo è arrivato, sono un uomo felice, ecco, senza tanti giri di parole, senza chissà quali emozioni, ma dritto al punto. Il bimbo è arrivato, sono un uomo felice, ecco, l'arrivo è felicità. Sì, perché naturalmente io sono un nonno di un'epoca diversa rispetto ai miei nonni, no? Nel senso che io ho una figlia e quindi per il momento sono solo un nipote, quindi ho vissuto questa densità dell'avvenimento della nascita e poi l'ho raccontato in esattamente 2 anni, a poco più di 2 anni il mio nipotino, e ho raccontato questo mio sguardo, che è uno sguardo verso di lui, verso mia figlia naturalmente, ma verso di me in qualche modo, che padre sono stato, che uomo sono. Ho cercato insomma di riflettere, e il bambino è stato lo aspettavo ma non così forte, io sono stato, mentre scrivevo, sorpreso di quello che mi accadeva. Però è bello, perché non si può essere sorpresi in maniera automatica, essere sicuri di questa sorpresa, ed è una sorpresa che credo ogni giorno alimenti altre sorprese, proprio perché questo libro ci aiuta anche a uscire dal luogo comune del nonno. Oggi la figura del nonno sì è sempre una figura importante, ma forse è nello scafandro di un fraintendimento. Questo libro ci porta in effetti a vivere in maniera molto reale quello che è nel bello e anche nella realtà, quando non è bella, l'essere nonno. Certo, perché naturalmente come lei diceva, insomma, si può essere nonni ma non avere la nonnitudine, ed è comunque un luogo emotivo ma anche un luogo fisico, è una storia che racconta anche di altri nonni, è uno sguardo maschile chiaramente, perché volevo raccontare questa sorta di gruppo che si trova e dice ma ci è successa una cosa ancora più forte che i nostri figli, questa sorpresa di sentire di nuovo la vita che riparte, le cose che si fanno, no? Con tutti gli inciampi, gli acciacchi e le riflessioni, ma anche la maturità, anche il bagaglio di sguardi, di esperienze, di molto rumore che se n'è andato, di molta polvere che non c'è più, vediamo meglio le cose. Quindi insomma ho cercato di fare un carotaggio, spero un po' in profondità, appunto non solo dell'invecchiamento, che è una cosa che non solo non patisco ma non mi interessa in quanto tale, ma di una nuova fase di vita, molto molto bella secondo me. E Fulvio Hervas ha raccontato molte esperienze di vita, tra le tante che ha raccontato, l'ultima delle quali è proprio l'esperienza dell'essere nonno. La prima volta che abbiamo raccontato qui nel posto delle parole, che abbiamo incontrato Fulvio Hervas, credo che sia forse più di 10 anni fa, con il romanzo Commesse di Treviso, se non ricordo male, vero? Era forse la prima scrittura di Fulvio Hervas. È stata una delle prime, la prima puntata dell'Ispettore Stucco, sì. Insomma, di questa sequenza serie gialla che poliziesca, insomma, che ho fatto, che adesso è arrivata anche al cinema, insomma sì, è stata proprio una delle mie prime, come dire, esperienze narrative. Però l'esperienza che ha portato a essere molto noto Fulvio Hervas è dovuto ad un libro che deve essere noto per forza, perché è un libro di una umanità straordinaria, perché già partendo dal titolo e poi andando a leggere e accompagnare, ecco, più che leggere, accompagnare i protagonisti pagina dopo pagina. Mi riferisco al libro Se ti abbraccio non avere paura. Sì, è stata la storia di Franco e di Andrea, insomma, che tra l'altro ho visto da
ci vediamo regolarmente perché insomma, è un libro di 5 anni fa, ma con loro è rimasto un rapporto di amicizia, di in qualche modo quasi fraterno con Franco. Ed era questo viaggio e anche lì ha funzionato la narrazione perché ho cercato di, veramente molto umilmente, insomma, di mettermi nelle scarpe di Franco e di provare a raccontare, io che non vivevo, insomma, l'esperienza della paternità con un ragazzo bello ma complicato come Andrea, di raccontare questo viaggio che è stato un viaggio di libertà, di rapporto padre-figlio, di sogni, anche di disperazione, perché c'è anche quella, non è soltanto tutto, insomma, che funziona, no? E ho provato a raccontarlo in questo viaggio, in questo libro, e probabilmente l'empatia con Franco, forse l'empatia con questi stati di vita che funzionano, nel senso funziona prima umanamente che narrativamente, poi tu lo consegni naturalmente ai lettori e fa la sua vita, fa la sua strada. E che cosa proietta quella umanità straordinaria che ci ha affascinato nella realtà, a volte anche molto triste, di quel libro, Se ti abbraccio non avere paura? Che cosa ha proiettato quel libro, quell'umanità, invece su Nonnitudini? Bellissima domanda, nel senso che come dire, forse è stato un paio di occhiali. Io insomma ero convinto che i narratori dovessero fare fiction, invenzioni soltanto, insomma, creare a partire soltanto dalle proprie fantasie, dalle proprie, insomma, anche alle volte anche ossessioni, no? Invece quel libro mi ha messo di fronte a una storia vera, come si racconta, spero senza retorica, perché cerco di evitare, insomma, una storia vera, cercando anche di mettersi dentro, come dire, quel minimo di speranza che hanno dietro queste storie. E quindi è come se mi avesse riportato umanamente coi piedi per terra, come se mi avesse insegnato a essere molto più attento alla vita e ai suoi inciampi. E credo che, insomma, in qualche modo, Se ti abbraccio abbia sdoganato una certa, come dire, sensibilità, insomma, un certo modo di vedere le cose, di sentire un po' anche gli altri. Mi ha molto più avvicinato agli altri, ma anche gli altri, insomma, che spesso hanno una vita complicata. E credo che un po' in Nonnitudine, insomma, si percepisca che c'è stata una sorta di iniziazione, una sorta di fase preventiva, no? Quindi come se l'uomo fosse proprio, non il narratore, ma proprio la persona fosse cresciuta attraverso quell'esperienza, avesse visto meglio, insomma, la vita. Fulvio Hervas, prendiamo proprio come spunto la parola narratore che abbiamo ascoltato poco fa. Ecco, la narrazione in questo nuovo libro, Nonnitudine, è una narrazione dedicata all'arrivo di questo nipotino, di questa onda anomala di felicità, ed è anche un modo per cominciare a raccontare, a fare il narratore nei confronti di questo nuovo arrivato. La figura del narratore è sempre comunque necessaria, da quando è nato il mondo, da quando c'è la possibilità della parola. Ecco, oggi invece questa possibilità, che è sempre nostra, non è mai stata di altri, sembra che noi l'abbandoniamo per fare altro. Invece, leggendo questo libro di Fulvio Hervas, sentiamo proprio la grande possibilità che abbiamo di narrare, per esempio narrare di quella comunità sotterranea. Io l'ho trovata una cosa veramente molto particolare, di bell'ingegno. Allora io sono probabilmente uno che da piccolo aveva una zia che raccontava storie, quindi io, insomma, il mio imprinting alle storie nasce da quando ero piccolo e mi ha molto, come dire, trascinato fuori dagli inghippi di un piccolo che era un picco un po' furioso, insomma, era un po' bizzarro, no? E quindi, insomma, questa mi è rimasta e racconto, e vorrei che mio nipote, mio piccolo nipotino, fosse circondato da questa idea di narrare il mondo, di inventarlo, di trasformarlo, di riscriverlo, ma senza aggressività, come un'opera, insomma, delicata, una pennellata delicata. E nel libro mi sono permesso, perché a un certo punto avrei voluto andare in pensione, avrei anche adesso vorrei andare in pensione, andare a vivere in Spagna, mio nipotino, vorrei essere non asfissiante ma più vicino, no? E allora mi sono reso conto che non potrò andare in pensione rapidamente, quindi in questo libro mi sono permesso anche di raccontargli una favola, che è un'invenzione assoluta, che spero lui leggerà non adesso ma fra qualche anno. È la storia di un mondo sotterraneo, però in cui
l'energia che fa funzionare il mondo è quella dell'immaginazione di bambini che leggono e che leggendo immaginano, e che questa immaginazione fa muovere dal tutto ciò che si muove in questo mondo sotterraneo, dalle pale, della corrente elettrica, la pompa dell'acqua, cioè tutto ciò che funziona è retto dall'energia dei bambini che si siedono, leggono dei libri e leggendo, immaginando, creano energia. E questo nonno che si dà appuntamento al bar, perché la vita deve essere normale, anche se da quel giorno in cui è arrivato la vita diventa per forza, meno male, diventa speciale, però nonostante tutto il bar diventa ancora un punto di riferimento, anche qui per raccontare, chiaramente con un altro registro, ma il bar è un punto importante. Lo è oggettivamente, lo è insomma come una sorta di biblioteca, di chiacchiere, di un luogo in cui ci si insomma siede, si ferma, si rallenta, e poi si trovano altri un po' per digiorno, altri fantasiosi, in cui se non ci si perde legittimamente, magari insomma non si perde attorno a solo a partire di calcio, ma si parla anche di vita. In questo bar in cui si trovano i neononni si parla di letteratura, si parla di geostrategia, si parla di futuro, soprattutto di propri nipoti, e quindi è una sedia pronta a questo bar in cui fermare un attimo la vita, ma per vederla con maggior nitidezza. È un invito anche insomma, nord-est, fermiamoci un attimo e riflettiamo e godiamoci un po' di più la vita. E da qui esce anche, non dico un aspetto sociologico da un romanzo, ma esce anche un aspetto di quello che è la realtà contemporanea, di quello che è la società a cui Fulvio Hervas faceva riferimento poco fa, a proposito quella del nord-est. Sì, è chiaro che insomma io ho messo dentro, sia pur romanzati, qualche nonno vero, cioè qualche mio coetaneo con cui insomma ci troviamo, ci guardiamo e ci raccontiamo quello che fanno i nostri nipoti, ma ci raccontiamo soprattutto lo stupore per l'amore che sentiamo, per l'affetto che sentiamo. È una cosa, come dire, bella, ma un po', insomma, cioè, ci siamo rimbecilliti, cosa ci succede, come mai, queste cose qui, e racconta il tempo libero che ho io, che hanno altri come me, insomma, che però, ed è forse in questo senso è sociologico, siamo tutti, come dire, neononni che hanno un po' di preoccupazione per i loro figli, che ancora un po' non lavorano poco, che curano i loro vecchi, siamo in questa fase, no? Perché hanno i vecchi che hanno una certa età e sono acciaccatissimi, no? E che hanno pochissimi figli, pochissimi nipoti, no? Che guardano in avanti per il futuro i nipoti, che guardano indietro che la vita dei loro genitori. Siamo insomma un campione di umanità che sta vivendo anche un'esperienza un po' diversa secondo me anche dalla fase precedente, insomma ce la stiamo raccontando. Ed è proprio questo uno degli aspetti di questo libro Nonnitudine, quello che qui accennava poco fa Fulvio Hervas, che la figura del nonno non è la figura del nonno di un tempo, quella che conosciamo, ma anche la figura del nonno sta cambiando, giustamente, perché deve adattarsi allo spirito del tempo, e questo romanzo, che non è al di fuori dello spirito del tempo, ci racconta proprio anche con una verve molto ironica, perché d'altra parte è necessaria questa per essere veramente dei nonni e guardare questo futuro che si srotola, e per dare la possibilità, più grande possibilità, di vivere questo mondo ai piccoli nipoti. Da quanto tempo è arrivato il piccolo nipote Fulvio Hervas? Sono poco più di due anni e tre mesi, insomma, ma è simpaticissimo, è una fase di un spettacolare adesso, e patisco la distanza, veramente patisco la distanza. Comunque, insomma, Ci vediamo su Skype, sono un nonno, io per lui sono un nonno Skype in questa fase, sono un'immagine sul computer. Beh, è bella però la definizione di nonno Skype, che solamente un bambino può dare e può dire rispetto a questo. Ricordo i nostri ascoltatori, prossimi lettori del libro Nonnitudine, edizioni Marcos y Marcos, oggi pomeriggio a Cuneo, al Festival Scrittori in Città, l'appuntamento con Fulvio Hervas, che sarà insieme con lo scrittore Saverio Simonelli. Intanto grazie ancora per il tempo dedicato a questo appuntamento, Fulvio Hervas, e buona giornata. Grazie a voi, grazie mille.